qualcuno fosse venuto a dirmi da bambino che un giorno avrei avuto la mia tuta speciale fatta su misura da Sabelt per me, difficilmente ci avrei creduto. E invece è successo. Eccomi qui che entro in Sabelt, accolto dalla porta principale come uno di famiglia, per andarmi a prendere la mia tuta su misura. Assurdo? Assurdo. E con l'occasione vi porto a fare un giro in una delle ultime fabbriche tutte italiane che ci sono rimaste, nonché leader mondiale per la produzione di sedili e cinture da corsa. Andiamo a vedere il test dinamico dove abbiamo provato le cinture Formula 1, secondo nuovo omologa 2017, 8853, gli unici al mondo ad oggi ad avere le cinture omologate. Questo test dinamico abbiamo solo noi in casa, testiamo cinture, testiamo sedili. Ci prepariamo per essere poi sottoposti alle prove FIA ed avere, come succede, l'omologazione. Lui chi è? Questo è Freddy, il nostro più fido collaboratore. Come vedi è stato accresciato varie volte. Gran forma. Non abbiamo fatto alcun lifting. Quindi come funziona? È genuino. Lo lanciate verso lì? Dalla parte, da lì parte arriva qui. E sbatte qui? Sbatte qui. Adesso ti faccio fare un test, okay. Così hai un'idea di quello che succede. E a che velocità impatta? Ma diciamo 67 km orari. 67 che raggiunge, sì, in questi pochi metri qui. Esattamente. Quindi una bella... Sì. E questo è importante perché così ci prepariamo, sviluppiamo e quando andiamo in omologazione siamo sicuri di passare. Ok. Sei team in Formula 1? Formula 1 per il momento, potrebbero crescere. E tutto il WEC? Tutto il WEC, abbiamo WRC, Hyundai, Citroen. Altra parte del laboratorio dove testiamo sedili, cinture, componentistica. Bello questo, eh? Arrivamento punto H, frazioni, testiamo i sedili per le macchine che tu provi. Questo è un banco che testa a fatica i motorini elettrici nei sedili. Questo dovresti riconoscerlo. Il logo mi è familiare. Perfetto, l'abbiamo appena provato. Quindi... Abbiamo qui altre macchine, prova vibrazionale, rumorosità, simula l'andamento della vettura, quindi del sedile su strade più o meno accidentate. Questa è divertente, ovviamente una cintura di sicurezza da competizione si deve aprire quando serve, quando c'è un cambio pilota. Testiamo la fibbia, 5.000 aperture consecutive. Quello è un'altra macchina che testa le fibbie della cintura a tre punti con i rami cintura che montiamo sui sedili. Questo invece è un test di microscorrimento. Immagina un pilota, sta correndo il Gran Premio, la cintura diventa lasca, il regolatore non tiene il nastro, si deve fermare. Disastro. 1.000 test consecutivi per garantire la tenuta del regolatore. Quindi lì c'è un segno, con il peso, tu controlli. Qui hai il numero delle prove effettuate, 135 di 1.000, fondamentale. Questa è una prova di trazione statica, dove verifichiamo, sottoponiamo il nastro a trazione, perché la FIA chiede di effettuare una prova di trazione finché si dimostri che il nastro tiene il carico richiesto. Ma lo portate fino a rottura? O fino a rottura. Facciamo 10 ogni lotto di cinture che produciamo. Che forza c'ha adesso? Che forza c'ha? Adesso siamo a 3.000 decanewton. 3.000 decanewton. Ti spaccherà? 3.500. 3.8. 4.000. Boom! Grazie! Grazie. Qui facciamo i sedili e in fondo la cintura. Cominciamo dai sedili, siamo nella linea McLaren. Tutti i sedili di tutte le McLaren nascono qui. Questo è il sedile di 570S che hai recentemente provato. Sì. Stiamo già facendo la versione nuova che aveva presentata a Ginevra e abbiamo in cantiere altri progetti con McLaren. McLaren ha scelto Sabelt e quindi il matrimonio sta crescendo, sto dando figli. Perfetto. I nostri sedili sono diversi dai sedili di mass production. L'hai visto nelle finiture, nella qualità, nei materiali, ma anche nel lavoro delle persone che sono simili agli artigiani, tappezzieri, quelli che si dedicano con cura a fare un lavoro certosino sedile per sedile. Per fare un sedile ci vogliono circa 3 ore, tante stazioni, tante postazioni. Solo 3 ore? Beh, solo 3 ore è considerato un sedile di una Panda, di una mass production car. Certo, dobbiamo essere efficienti, abbiamo persone che sono con noi da tanto tempo, qualificate, che amano la Sabelt e amano il prodotto. E amano anche le macchine come te.
Questa è una delle operazioni più importanti, perché i nostri clienti non vogliono avere la minima grinza, il minimo difetto nel sedile che è a bordo linea per entrare in vettura. Per cui la sapienza dell'addetto sta nel non scaldare troppo la pelle è un materiale vivo e quindi va trattato con estrema cura. È importante sapere dove agire, quanto agire e come. C'è sempre un'evoluzione. Chiaramente sai che McLaren sta per lanciare a Ginevra la 720S, se poi si chiamerà così lo vedremo realmente a Ginevra. Questo è il sedile che stiamo realizzando, è un'evoluzione di quello precedente. Quello che ho provato io per un migliaio di chilometri, io mi sono lamentato di questo qui, però questo è un design McLaren, mi sono lamentato solo io. Noi eseguiamo, ma certamente sono in previsione dei nuovi modelli, anche dei sedili che certamente troverai estremi. Questa mattina sei arrivato seduto su un sedile fatto da questa linea. È qui che nasce la Biposto, è qui che nasce la 595 competizione. Il rapporto tra Sabelt e Abarth è storico, è nel DNA di ciascuno, quindi la partnership darà numerosi altri frutti futuri. Questa è una spedizione pronta per andare nello stabilimento Maserati di Modena, dove fanno la 4C, la foto estrema. Sabelt ha aderito subito a questo progetto, questo è il sedile più leggero che facciamo, 11 kg, il punto H più basso di tutto il mercato, è estremo come estrema la macchina, è evidente. Questa è una linea che vi faccio vedere perché il video uscirà dopo il Salone di Ginevra, che è imminente a marzo del 2017, quindi tra poco. È un altro fiore all'occhiello, Alpine rinasce e rinasce con il sedile della Sabelt. È un progetto che ci ha entusiasmato, la macchina è veramente bellissima, richiama molto la vecchia Alpine e credo che il sedile di lancio sarà comunque una rivoluzione sul mercato, un monoscocca, tanto bistrattato ma che in realtà può essere un sedile molto comodo, molto sportivo. Cominciamo con quello, poi avremo un altro sedile nel corso del primo anno di vita della vettura. Devi provarla assolutamente. Devo provarla assolutamente, non vedo l'ora. Il sedile è qualcosa di mai visto, è un disegno nuovo. Sì, molto, molto, molto estetica, il centro stile di Renault ha fatto grandi cose per creare un'immagine Alpine solida nei minimi dettagli. Il sedile, tutto l'interno della vettura, l'esterno, è una macchina che crediamo avrà grande successo. Questo? Questo non è né un sedile né una cintura. Un altro prodotto che facciamo è una rete realizzata con nastri derivanti dalla Formula 1, quindi ultra leggeri, serve per affrancare il materiale che viene inviato nello spazio alla Stazione Spaziale Internazionale. E poi qui torniamo sempre alle origini. Ritorno alle origini, certamente. Tutte le cinture della Sabelt sono fatte in Italia. E già sono questo. Fatte a Moncalieri. E già questo. Noi in Far East non lo vogliamo come acquisto, come vendita, ma non come acquisto. Il prodotto è frutto della nostra tecnologia, della nostra innovazione, e ogni cintura che è marcata Sabelt ha in sé il DNA della Sabelt, una grande family company. Io ricordo quando ero bambino tutti i modellini Burago, certo, con le cinte, anche l'F40, Sabelt, Sabelt. Hai visto nel mio ufficio c'è una nutrita collezione. Ce l'ho ancora tutti. Esattamente. Quindi poter dire la Sabelt è questo, la Sabelt è un gruppo di persone che ama il proprio lavoro, che ama il proprio prodotto. E siamo sempre contenti di avere collaborazioni come con te, appassionato, contento di fare il proprio mestiere e che apprezza quello che c'è dentro un prodotto. Perché dentro un prodotto c'è una storia, ci sono delle origini, c'è un DNA che deve essere sempre raccontato. Vedi, ci sono persone che lavorano con noi da 20 anni e che ogni campionato fanno le cinture per i grandi piloti che tutti vediamo, che fanno vincere questi grandi piloti, ma soprattutto che sono lì per la loro sicurezza, perché in realtà a noi interessa la sicurezza del nostro cliente. È importante quando vediamo le gare, quando assistiamo alle competizioni, essere sicuri che la cintura nel momento clou importante farà il suo dovere. Che fa, signora? Le cinture? Attacchiamo etichette. L'etichetta è importante perché se l'etichetta non c'è, il pilota non corre. E quindi le etichette sono la carta d'identità della cintura, devono essere. Ovviamente sai che qui facciamo tutti i sedili della Ferrari in racing, quindi il sedile sportivo che Ferrari offre ai propri clienti, questo Tour de France. Perfetto, provata, già testata? No. Questa è una provata.
Questo è l'altro allestimento, ovviamente li personalizziamo in base alle richieste dei clienti, infatti il tuo sedile a tuo piacimento, in ogni minimo dettaglio. Poi lì c'è il tuo preferito. Quello è il mio preferito, esattamente. Questo è bellissimo. Questo sedile è stato il primo sedile che la Sabet ha fatto per le vetture di serie, disegnato da Pininfarina, nato nel 2006, e ancora oggi il 30% delle vetture Ferrari ha questo sedile, che trovo bellissimo. Questo è stupendo. È veramente una pietra miliare del design italiano. Talmente bello che me lo metto in ufficio. Va bene, allora c'è una trasmutazione da sedile a sedile sede d'ufficio. Però qui, Davide Ciro no. A proposito di Ferrari, Pininfarina, il designer. Il papà tecnico del sedile ve lo faccio conoscere di sopra, perché aveva un sacco di cose da raccontarti. Non ho avuto purtroppo l'opportunità di lavorare con Senna, col quale tra l'altro mi legavo un rapporto di stima reciproca e anche di affetto verso Senna, che avrebbe voluto venire in Ferrari e ha fatto di tutto per poter essere in Ferrari nel 91. Tra l'altro pubblicamente manifestò quando ci fu la festa della Marlboro all'Ariston di Sanremo, lo disse chiaramente. Visto che hai preso il mio posto, comodo? Comodo. Bene. Oggi dovevamo fare una consegna. Molto importante. Molto importante. Che aspetto da mesi. Esattamente. Apri. Open the box. Edizione 2017. Esatto. Bellissimo. Ready to race. Pronti?